L'unica certezza per i ristoratori italiani e quindi anche per quelli emiliano-romagnoli è che si ripartirà il 18, ma il come è ancora tutto da scoprire e nell'attesa ci si attrezza come meglio si ritiene. Non avendo delle normative di riferimento, ma soltanto delle linee guida generali, che danno appunto l'indicazione dei 50 del metro di distanza tra una persona e l'altra, quindi l'idea è quella di fare un piano che venga poi dopo in appoggio sul tavolo, in formica, quindi facilmente lavabile, e che quindi consente di poter avere le persone a un metro di distanza una dall'altra. Questo è un modo, diciamo, che consente di realizzare la normativa, non realizzando strutture impresse con di altra natura. C'è poi il ragionamento anche della pulizia continua della sanificazione degli ambienti, quindi sarà una persona dedicata esclusivamente a pulire la zona del tavolo e quindi dove i commensali hanno consumato il pasto e preventivamente c'è una persona ad accoglierli e un'altra ad accompagnarli. Privilegeremo la prenotazione perché questa è un'altra indicazione, ovvero quella di privilegiare orari e prenotazioni in modo tale che hai sempre il tavolo dedicato e pronto per la persona e evitare quindi che si possa avere un maggiore, diciamo, affollamento. L'altra è quella dell'entrata e l'uscita, l'indicazione è quella di avere un punto di entrata e un punto di uscita. Allora, noi abbiamo un locale molto grande, è chiaro che per noi è relativamente più facile riuscire ad attuare questo tipo di normativa perché abbiamo locali di circa 1000 metri quadrati. Chiaramente i locali piccoli sono in grosse difficoltà per questo, ecco. E quindi auspichiamo che ci sia da parte del legislatore un'attenzione affinché sta roba non sia poi uno maniacale, due irrealizzabile. Noi adesso aspettiamo il protocollo per vedere le regole per lavorare in sicurezza per i nostri ragazzi e per i clienti in prima e poi cercheremo di attuare quelle regole nel possibile, quindi questo è quello che mi sento di dire. Ci viene quindi comunicato che il 18 maggio apriremo, siamo a pochi giorni da questa data, ma al momento attuale non sappiamo quali saranno le procedure che dovremo attuare, ovvero le distanze, si parla dei 4 metri, si parla dei 2 metri, obiettivamente non abbiamo alcuna indicazione chiara. Un paese che naviga a vista, un paese che quindi non riesce a programmare, che riesce a dare un minimo di sicurezza anche alle attività che come le nostre sono state le maggiormente colpite.